Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Il nostro operatore, in questo caso Vittorio Rossi, ci inquadra mentre siamo all'interno di Palazzo del Pegaso in via Cavour 4 a Firenze per l'ultima seduta del Consiglio regionale della Toscana prima della pausa estiva. Anche oggi, come sempre, molti gli argomenti trattati, però ne abbiamo selezionati due per voi, dunque andiamo a vedere nel sommario di apertura della nostra rubrica. Bene, un altro argomento che oggi vi proponiamo è il rendiconto della Regione Toscana, un argomento complesso e delicato su cui, come sempre, maggioranza ed opposizione si sono confrontate in modo reciproco. Sentiamo. In questo momento fare una valutazione su quelli che sono i conti della Regione Toscana è un'impresa che più ancora del Consiglio purtroppo ha riguardato la Corte dei Conti con le innumerevoli osservazioni che sono state mosse, specialmente riguardo le criticità legate al comparto sanitario. Comparto sanitario che ha già sofferto duramente due anni e insieme ad esso tutti i cittadini che adesso si sono rivolti. E quindi credo che fondamentalmente il giudizio negativo non è espressione di una visione politica, ma oggettivamente di un'azione che è stata portata avanti in maniera, come più volte abbiamo detto, disordinata, delle volte poco concreta e legata a interessi e questioni che poco avevano a vedere con gli interessi primari che invece la Giunta avrebbe dovuto tutelare. In Commissione Controllo abbiamo esaminato come nostro dovere il rendiconto su cui si è espressa in maniera molto dura e molto netta la Corte dei Conti con il giudizio di parifica. Il disavanzo complessivo della Regione, nonostante migliori, resta il quinto in Italia, oltre 1,5 miliardi di disavanzo, ma soprattutto c'è un rapporto non corretto fra la Regione e le aziende sanitarie. In particolar modo la Regione acquisisce mutui che dovrebbe rigirare il sistema sanitario e in realtà trattiene i soldi, costringendo le ASL o anticipazioni di tesoreria o addirittura a contrarre nuovi mutui, il che vuol dire aumentare i costi. In più è emerso con forza un problema di regolamentazione del personale dipendente degli organi politici dell'amministrazione regionale su cui dovremo porre rimedio, peraltro con una legge ormai risalente nel tempo al 2009. Infine sono state poste in evidenza alcune criticità ritornanti sia dal punto di vista della gestione degli investimenti, perché ciclicamente alcune opere vengono messe nel piano degli investimenti ma in realtà non trovano mai attuazione, e soprattutto problemi relativamente sia al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio utilizzando dei fondi non corretti, ma soprattutto il rapporto con alcune società partecipate che presentano situazioni economico-finanziarie particolarmente complesse. Ma è importante certificare il rendiconto di gestione, è l'atto più importante di un Consiglio regionale che dimostra la salute finanziaria ed economica di una regione, che lascia autonomia alla politica di definire le proprie programmazioni, raggiungere i propri obiettivi, quindi un atto fondamentale, e credo che insomma la verifica e il controllo che fa la Corte dei Conti sia un atto dovuto, una legge che consente un duplice occhio fondamentalmente tecnico e politico, e credo che il passaggio in Consiglio regionale dimostri quanto poi la solidità finanziaria della nostra regione ci mette nelle condizioni di presentarci in maniera strutturata e solida a una stagione, quella di settembre, dove servirà assumere decisioni e responsabilità molto importanti per contrastare una crisi senza precedenti che sicuramente c'è nel nostro Paese. Siamo stati pochi giorni fa ad ascoltare proprio le parole della Corte dei Conti, e per quanto riguarda il rendiconto abbiamo appunto sollevato tutte le stesse perplessità che abbiamo sul sistema delle partecipate, i costi della sanità, i derivati, la capacità di spesa, che diciamo ci lasciano alquanto perplessi. Vero è che il disavanzo sostanziale sta calando, ma al tempo stesso vediamo che sta peggiorando la situazione economico-finanziaria delle aziende sanitarie locali. Tutto questo ci lascia piuttosto preoccupati, anche e soprattutto per il sistema delle partecipate. Noi vorremmo una razionalizzazione che vada in armonia con quanto stabilisce il decreto Madia, ma in realtà non è così neppure per la Regione Toscana, anzi abbiamo ancora degli esempi di doppioni di partecipate. Noi tutto questo dobbiamo evitarlo, così come dobbiamo affermare forte e chiaro il ruolo centrale del Consiglio regionale, ed è per questo che è necessaria un'attività adeguata di staff
che siano in grado di supportare specialmente l'azione dei consiglieri di opposizione in quella funzione di controllo che praticamente, come ho detto in aula, è la sola che sostanzialmente rimane, visto che purtroppo non posso che notare l'attuazione precaria di molti atti di indirizzo, di molte mozioni che vengono approvate dall'aula. Quindi per noi stessi, come consiglieri d'opposizione, i margini di azione sono veramente limitati. Il rendiconto generale 2021, se considerato anche rispetto al quadro, al contesto in cui l'esercizio finanziario si è svolto, cioè con una pandemia che ha colpito duramente anche il nostro territorio, presenta conti che sono buoni, che sono accettabili, che anzi rispetto ad alcuni valori sono in netto miglioramento rispetto alle situazioni degli anni precedenti. Il risultato di esercizio, il risultato di amministrazione chiude con 346 milioni di positivo, c'è una tendenza anche al recupero di le vicende pregresse che sta continuando e che pone anche il bilancio della Regione in terreno di sicurezza. Ci sono altre partite, quelle del costo del personale, degli investimenti, che segnano valori di assoluta coerenza con quelle che sono le disposizioni normative. Fra l'altro il bilancio, il rendiconto generale 2021 ancora tiene conto del fatto che per scelta politica ormai dal 2013 questa Regione non ha più aumentato tasse e imposte, quindi ad invarianza della pressione fiscale. È uno sforzo notevole che anche quest'anno sarà reso ancora più arduo dal fatto che le spese per la pandemia incideranno ancora molto. Però ecco, diciamo che il bilancio gode di una buona salute, la gestione è prudente, oculata e ci fa guardare con ragionevole fiducia anche agli esercizi dei prossimi anni. Un argomento che oggi vi proponiamo per la rubrica dedicata ai lavori del Consiglio regionale della Toscana sono i costi della sanità, un tema estremamente attuale e delicato che ovviamente la pandemia ha acuito. Su questo argomento molto importante per la vita di noi tutti sentiamo come sempre i pareri della maggioranza e della opposizione in Consiglio regionale. Sentiamo. È quello, la Corte dei Conti di fatto ha ribadito quello che dai banchi dell'opposizione diciamo ormai da un po' di tempo: la sanità non ha bisogno di più soldi, o perlomeno non ha bisogno soltanto di più soldi, ha bisogno di spendere meglio i soldi che ci sono, i tanti soldi che ci sono, miliardi di euro che la Regione Toscana investe nell'ambito sanitario. Soprattutto c'è bisogno di un sistema migliore dove si possa fare programmazione, e la programmazione significa decidere prima dell'inizio dell'esercizio finanziario quanti soldi si destinano a una azienda ospedaliera, ad una ASL o a un centro comunque di spesa sanitario. Se questo non avviene non ci può essere programmazione e quindi si continuano a fare i disastri che sono stati fatti in questi anni. Va cambiato il sistema più che continuare a mettere soldi nello stesso sistema sbagliato. Nel contempo il quadro sanitario sta rientrando, diciamo, nei canoni della normalità dopo gli effetti del Covid che sono innegabili. C'è stata una parte di aiuto che è arrivata dal governo Draghi, fondamentale, e poi c'è credo un bisogno, una necessità, un equilibrio, di tenere i conti in equilibrio. Questo è il dovere delle nostre aziende sanitarie, ma che credo che insomma in questi anni hanno dimostrato di saper fronteggiare una crisi, di mantenere un livello e uno standard alto dei propri servizi, e credo che questo sia comunque un elemento positivo per la nostra Regione. Innanzitutto dividerei le questioni. Da un lato vi è lo stato dei conti, e sicuramente è uno stato di conti in cui siamo sempre stretti, perché in realtà pensate alla vicenda Covid. Secondo lo Stato oggi il Covid è una patologia ordinaria, poi che in realtà fino a 2 settimane fa noi avessimo 34.000 contagi in Toscana, esattamente il doppio di quando nel novembre del 2020 ve ne erano
16.900. Certo, allora il Covid veniva affrontato sapendo che morivano 70-80 persone al giorno, che vi era il lockdown. Ora no, ora non abbiamo più distanziamento sociale, se qualcuno viene il Covid se lo gestisce prima di tutto a casa, ma da un punto di vista delle strutture comunque hai 600 persone in ospedale, comunque hai il tuo buon numero di terapie intensive, comunque hai riflessi diretti e indiretti sul sistema ospedaliero, sulla gestione dei servizi, sui medici di base, sulle organizzazioni di volontariato che sono chiamate. Eppure dobbiamo assorbire tutto noi. Lo Stato in questo caso lo considera all'interno del Fondo Sanitario Nazionale e quindi indubbiamente le risorse sono strette per gestire quello che è un sistema sanitario d'eccellenza che poi pensate anche avendolo in gestione diretta come regione cosa significa come bollette. Significa, abbiamo fatto il calcolo, più di 100 milioni l'anno, più del doppio dell'anno precedente e quindi sono tutti conti che si riverberano sul piano sanitario. Io l'ho detto e lo dirò visto che fra 60 giorni si va a votare questo Paese ai parlamentari di ogni parte politica. Ricordatevi che la spesa sanitaria deve essere maggiore di quella che è oggi. Quello che dicevamo durante il lockdown quando eravamo tutti chiusi a casa e parlavamo attraverso le call, ovvero dopo nulla sarà come prima, io lo spero che chi va in Parlamento, che quindi ha la possibilità di stabilire le quote di spesa pubblica a quello o quell'altro settore, se ne ricordi, perché nulla deve essere come prima, in quanto il sistema sanitario ormai fronteggia quello che è l'attività ordinaria, le liste d'attesa, ma fronteggia anche un fisiologico livello di presenza del Covid. È questo che ho detto all'Andi, dicendo che la Corte dei Conti ha fatto quello che è la parifica, ovvero una valutazione di apprezzamento di tenuta dei conti, che se ci sono alcuni rilievi noi li correggeremo, ma che complessivamente io sono contento perché la capacità di risposta con le risorse che ci vengono date dal Fondo Sanitario Nazionale è una risposta ottimale e ancora la sanità toscana è portata come un esempio. Riconoscimento del Consiglio regionale ad Andrea Lanfri, alpinista e primo atleta paraolimpico a scalare il Monte Everest. All'alba del 13 maggio del 2022, Andrea Lanfri, alpinista di Capanori in provincia di Lucca, ha compiuto la grande impresa di essere il primo paraolimpico a raggiungere la vetta dell'Everest. E per i suoi straordinari successi sportivi e per aver portato la Toscana sul tetto del mondo, il Consiglio regionale gli ha conferito una targa per premiare il suo coraggio, il suo impegno e la sua passione. E l'atleta è divenuto in questi ultimi mesi anche un punto di riferimento per molti giovani. Beh sì, senz'altro è stata una bellissima, per me una bellissima emozione, un bellissimo coronamento di un sogno che è tanti anni che è dentro di me e che coltivavo, quindi diciamo ci sono stati tanti motivi di orgoglio, ecco, per me arrivare su era un segno di rivalsa sulla malattia che appunto nel 2015 voleva, come dico sempre, ha tentato di fermarmi più volte, e la batosta che potevo dargli era quella di ripartire, diciamo che questa è stata un po' la dimostrazione diciamo tangibile che non mi ha mai sconfitto, non mi ha mai battuto e ho sempre vinto. In una maniera speciale, oggi noi premiamo Andrea Lanfri, premiamo il suo coraggio, il suo impegno, la sua passione, raggiungere la vetta del mondo, 8.848 metri, e farlo così come ha fatto Andrea è qualcosa di stupendo. Dà il segno e manda un messaggio alle ragazze e ai ragazzi di crederci sempre, di non mollare mai. È riuscito a trasformare purtroppo la sua malattia in una forza grande per poter poi reagire e provare a fare quello che anche noi non saremmo in grado di fare. Quindi bravo Andrea, e la Toscana con questa targa vuol darti un riconoscimento e ti chiede di portare il Pegaso alato sul tetto del mondo la prossima volta. Siamo orgogliosi come amministrazione comunale di Capannori di Andrea, del suo percorso, di ciò che ha portato a compimento, e lo siamo non soltanto perché oggi Andrea è arrivato sul tetto del mondo, ma per il percorso che ha fatto.
e per quello che dà e ha dato alla comunità capannorese. Al di là, diciamo, dell'evento e del risultato di cui parliamo oggi, Andrea ha dato tanto alla comunità capannorese e lo sta dando anche da un punto di vista associativo, ed è questa la cosa più bella, la cosa che ci interessa di più, perché sta facendo sognare ed entusiasmare tanti capannoresi. Bene, anche per oggi è tutto, con le riprese del nostro operatore Vittorio Rossi da Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale. Ci risentiamo dopo le vacanze estive con la rubrica del Consiglio regionale della Toscana. Grazie a tutti per l'attenzione. Regione Toscana, il Consiglio regionale.